Sinistra unito e centrodestra unito più o meno sono alla pari, se la potrebbero giocare. Allora perché, visto che è matematicamente accertato che diviso il centrosinistra non potrà mai battere questa, perché adesso abbiamo la destra-destra al potere, quindi anche un po' diverso rispetto alle precedenti elezioni. Qual è il vero problema? Ma i problemi sono ovviamente problemi culturali, strategici, eccetera, che non abbiamo qui il tempo di affrontare. Ma la cosa mi pare elementare da un punto di vista puramente empirico. Bene o male il centrodestra, così come è assemblato oggi, dura dall'epoca, dall'inizio, dal 94, da 30 anni. Perché bene o male è quella roba lì. Cioè Forza Italia, la Lega, la destra, è quella cosa lì. Cioè, e si è sempre ritrovato nei momenti elettorali, nei momenti in cui si trattava di formare un governo. Hanno fatto un gioco delle parti, si sono divisi tra di loro, certamente ci sono differenze anche strategiche tra di loro, ma poi alla fine hanno un'esperienza lunga e condivisa, a differenza di quello che è avvenuto alla sinistra. E cosa parliamo di centrosinistra? Cosa c'entrano i 5 Stelle col Partito Democratico dal punto di vista della storia, della cultura? Abbiamo dimenticato da dove nascono i 5 Stelle. I 5 Stelle nascono con una totale diversità, direi proprio culturale, con tutta la storia del Partito Democratico. Cioè, che discorso è? Per far maturare la possibilità di una convergenza tra queste correnti, occorre un lavoro di fondo, occorre un lavoro di confronto, occorrono congressi veri e propri, elite dirigenti capaci, ma ci scherziamo. Cioè, mentre il centrodestra, bene o male, è 30 anni che fa una strada comune, può piacere o non piacere, ma questa è la storia. E quindi è evidente, chiaro, che il centrodestra sta in piedi e il centrosinistra no.